Serie D, girone F, domani la 31esima e quart'ultima giornata, fischio d'inizio alle ore 15. Il sogno dell'Aquila a Vasto Girardi e le emozioni del derby tra Notaresco e Chieti su Rete 8. Rossoblù in diretta TV e neroverdi in diretta streaming sul nostro sito. A Vasto Girardi, con 200 tifosi al seguito e un sogno in tasca, vincere e sperare in un passo falso del Campobasso a San Benedetto. È la domenica forse più importante per l'Aquila. La partita di domani sarà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva dalle 15 su Rete 8, arbitra Giordano Di Matera. Gli uomini di Cappellacci sono al secondo posto nel girone F di Serie D e sognano la promozione diretta in C. Popolo rossoblù in fermento, anche per la successiva gara casalinga contro lo United Riccione sono stati già venduti più di 800 biglietti, numeri a cui vanno aggiunti quelli degli abbonamenti. Il Chieti a Notaresco, spinto da quasi 200 tifosi, vuole i tre punti per dare continuità ai risultati e al suo sogno di arrivare ai playoff. Derby abruzzese in diretta streaming sul nostro sito www.rete8.it. In queste ultime quattro giornate della stagione regolare, i neroverdi proveranno a raccogliere quanti più punti possibili. La zona playoff dista due lunghezze e si può ancora raggiungere. La cura Luiso sta dando i suoi frutti, 13 punti in 6 partite con una sola sconfitta. Notaresco in flessione, 3 KO di fila, ma si sa che l'area del derby è capace di ricaricare in fretta le batterie. Nel Chieti mancherà il febbricitante Laziz, sostituito da Esposito, con Son è squalificato. Nel Notaresco out per squalifica l'ex Pietrantonio. Scipioni in dubbio, si deciderà solo all'ultimo momento. L'arbitro sarà Moretti di Cesena. Ripetiamo, la partita sarà visibile in diretta streaming sul sito www.rete8.it. Allo stadio dei Marsi di Avezzano, prima in casa per il tecnico Pagliarini contro la Vigor Senigallia. Dopo il KO pesante al debutto sul campo del Roma City, il nuovo allenatore biancoverde ha uno scontro diretto per riprendersi il posto nei playoff e per conquistare il cuore dei tifosi marsicani, delusi dal recente crollo di Roberti e compagni, scivolati dal sogno promozione al sesto posto attuale nel giro di poche settimane. Arbitra Bruschi di Ferrara.